So, pain policy, where does pain policy come from? La politica del dolore viene da dove? Esaminiamo un po' lo sfondo di questa materia e vedrete l'impatto della politica del dolore. Ci sono degli standard internazionali per più di 100 paesi. L'ICD è lo standard internazionale per misurare i servizi sanitari. L'ICD è già in molti paesi e aprirà le porte a tutti questi fattori a cui ho accennato. È utilizzata, come ho detto, in diversi paesi, in diverse lingue, in diversi sistemi sanitari. Tutto questo per fare analisi, informare e stabilire politiche. Ecco, l'ICD non è sola. Molti sanno che abbiamo questa famiglia di classifiche. Ecco l'ICF lì al mezzo del grafico, che è la classifica internazionale della disabilità, del funzionamento. Poi abbiamo ICI, che è la classifica internazionale degli interventi sanitari, che è relatata anche con l'ICF. Non di meno, le classifiche che vedete alla destra dello schermo sono le classifiche derivate, per esempio la classifica internazionale per malattie relatate all'oncologia. È la struttura corale del ICD, ma anche un network armonioso. Abbiamo classifiche relatate, non necessariamente relatate da questi riferimenti centrali. Questa è la panoramica. L'ICD come ponte per le terminologie che ci permetteranno di riutilizzare la banca dati per quel che riguarda la sanità della popolazione, aspetti clinici, l'amministrazione. E anche per quel che riguarda manutenzione, è una piattaforma permanente basata su internet
per proporre miglioramenti. Anche questo fa riferimento anche ai banca dati. È anche un meccanismo di aggiornamento. Ci sono naturalmente le limitazioni, abbiamo scadenze, ci sono aggiornamenti che possiamo fare, altri aggiornamenti sono troppo complessi in una sola revisione. Noi siamo flessibili e vi faccio vedere questa banca dati. Queste sono le proposte per quel che riguarda la manutenzione. Diverse proposte. Abbiamo questi comitati diversi. E questo è completamente nuovo rispetto al passato. Qualche volta questo voleva dire certe opinioni confliggenti. Adesso abbiamo un'entità centrale che affronterà queste questioni e vedrà questi settori in una sola ottica. Queste sono le nostre scadenze che non durano in eterno. Per l'assicurazione della qualità, i test sul campo, e questo vuol dire che abbiamo scadenze, come abbiamo detto all'inizio. Alla fine di giugno avremo dei commenti degli stati membri e alla fine di giugno avremo anche riviste scientifiche a settembre, ma anche qui possiamo cambiare i dettagli. Dobbiamo anche considerare questi gruppi di lavoro che lavorano in diversi settori del settore del dolore, nel settore dell'oftalmologia, e chiarificando una definizione, mettendo anche, specificando alcuni dettagli. Cosa fa l'ICD-11? Le persone utilizzano le classifiche a modo proprio. Dunque abbiamo migliorato l'aspetto dell'utilizzo, meno formazione, più dettagli clinici. Anche abbiamo aggiornato il contenuto scientifico. Il codice ICD non è sempre lo stesso, per questo abbiamo identificato. Stiamo parlando della sindrome dell'inattività. E l'aumento di persone che muoiono per causa di quella malattia. Qui alcuni esempi delle questioni con ICD-10, per esempio resistenza antimicrobiale,
erano altre questioni più importanti, la classificazione della diabete e la salute mentale. Qui non c'erano gli strumenti standardizzati per la manutenzione. È importante avere più standardizzazione, più aggiornamenti scientifici, ma è importante migliorare la paragonabilità anche a livello nazionale e a livello internazionale. Per coloro che lavorano nel campo della psichiatria, le definizioni che sono state aggiunte, i criteri, la terminologia è stata standardizzata tra diverse regioni e diversi paesi. Per questo in ICD-11 questo dottaglio è stato provveduto e aiuterà alla standardizzazione su basi larghe. Per quel che riguarda il dettaglio, non so se questo è stato già presentato, può vedere qui lo schermo o il browser online. Tutti conoscete Google, se conoscete ICD-11, il browser, potete raggiungere questa pagina. Questi sono i fattori dell'ICD. Al lato sinistro c'è la struttura e poi anche tutta l'informazione, i dettagli e l'esito del comitato di lavoro. Abbiamo anche dei criteri diagnostici. Ci sono anche altre cose visibili che potete vedere alla vetta di questa diapositiva. E se siete interessati basta cliccare sul punto interrogativo, ma è importante registrarsi prima. Qui abbiamo la fondazione, che significa sotto il livello della classificazione, che le cose che hanno un codice, un network di radici sotto la superficie. C'è più dettaglio che si può avere se guardiamo questo in dettaglio. Il dolore cronico per la malattia del tumore può essere indirizzato . Si può esaminare il codice MY40,21. Posso utilizzare quella freccia blu per identificare. Con questa identità possiamo arrivare a questo livello di dettaglio per quel che riguarda il dolore viscerale cronico dal tumore. Abbiamo lo strumento del codice, coding tool,
che ci permette di vedere quello che vedete sullo schermo. E qui ci sono termini che vedete sullo schermo, che sono entità di destinazione. Se uno ha più dettagli, si può scrivere più termini ed avere informazioni più dettagliate. Quali sono le vedute alternative? Per esempio la versione neurologica. Ecco queste versioni più specializzate. Queste sono diverse versioni che si possono avere su questo browser. Si può almeno avere un'idea per avere un'impressione, per ottimizzare il banca dati, per migliorare appunto il settore. Se scrivete pain, dolore, si può avere una panoramica a qualsiasi punto. Quali sono come l'esempio della diabete tipo 1, diabete mellitus, che era sottiviso con complicazioni oftalmiche e con complicazioni multiple. E il problema era che nel reporting, che in molti casi i dettagli non permettevano ad un codice preciso. Ma in questo caso sarebbe meglio di essere più specifiche, di scrivere diabete tipo 1, e questo è quello che si vede qui, diabetes mellitus con diabete retinopatia. In questo modo possiamo combinare molte cose con più dettagli e avere dei varianti per quel che riguarda i codici. Possiamo combinare i codici multipli con una sola malattia e poi codici di estensione per il codice principale. Lo scopo è di inserire questo per la classificazione centrale. Deve essere disponibile, di avere il software disponibile. E qua potete vedere anche dei codici e delle terminologie. E se andate in questo posto particolare potete vedere questo link per la coordinazione e potete cliccare anche su questo, sulla combinazione e anche su questo codice più complesso adesso se c'è qualcuno che ha dolore per il cancro cronico e che viene fatta dei due C70 e con un slash che indica anche
che c'è stato un dolore del cancro in questo contesto. Ovviamente il fatto di poter relazionare questo per il paziente avrà un setup dal livello tecnologico e anche a livello dei requisiti, perché le persone possono utilizzare questo per codificare, sono cruciali. E questo è l'aspetto che dovete prendere in considerazione, però in questo sistema abbiamo l'opzione di aggiungere questo tipo di dolore a tutte le condizioni diverse, anche se sono relatati a un caso particolare che ha questo, e poi analizzare tutta l'informazione di darmi tutti i casi relatati a questo MJ40.22 e poi andare ad analizzare questo tipo di casi. Dunque, infine, l'ICD-11 è il dolore. Cosa influenzerà? Dunque, darà la possibilità di dare il codice per il dettaglio, per le combinazioni che non esistevano nell'ICD-10 e darà più chiarezza grazie alle definizioni che ci sono. Posso dire di implementare il nostro logo, cominciate a preparare adesso, dateci i vostri commenti, provatelo e abituatevi a questo sistema e cominciate ad usarlo. Grazie per avermi ascoltato e vi do la parola indietro. Grazie.